Ok, allora in questa seconda ora facciamo un altro esercizio che è di tipo simulazione e andiamo a pescare un tema d'esame di qualche anno fa, del 2017, perché di fatto da adesso in avanti diciamo così, tutte le conoscenze che vi servono per affrontare i temi d'esame li avete già, quindi praticamente potete benissimo prendere qualunque tema d'esame, dovreste essere in grado di svolgerlo, perché diciamo, gli argomenti che erano previsti nel corso, quelli principali, ormai li abbiamo già trattati tutti. No? Però ovviamente per ragioni di tempo non ce la facciamo in un'ora e mezza a svolgere il tema d'esame completo, ma se lo guardate la prima metà di questo tema d'esame è molto simile al laboratorio della settimana scorsa, dove c'era Country Borders e bisognava costruire un grafo con un certo tipo di contiguità legata a un certo tipo di periodo dell'anno. Okay? Questo era il punto 1 dell'esercizio, come dicevo appunto, molto simile a quello del laboratorio, non so se identico o simile, se l'abbiamo modificato un pochino, e poi c'era un punto 2 che trattava una simulazione. Quindi io ho salvato su GitHub un progetto che già, dove il punto 1 è già risolto. Quindi noi possiamo partire dalla fine del punto 1 in cui il grafo che è richiesto è già stato creato. E oggi ci occupiamo invece di risolvere insieme il punto 2. Adesso i criteri con cui è stato creato il grafo sono scritti qua nel punto 1, ma non ci interessano, no? Nel senso che noi partiamo già da un progetto di partenza in cui se indico, appunto molto simile al laboratorio, un anno, e chiedo di calcolare dei confini, lui mi calcola l'elenco degli stati, delle nazioni, che poi usa per popolare questa tendina, e poi mi stampa per ciascuno stato gli adiacenti, cioè il numero di stati confinanti. Ma questo è già fatto, ok? All'esame sarebbe stato il primo esercizio da risolvere, il primo punto da risolvere. Noi invece oggi partiamo dal secondo, quindi diamo per scontato che questo sia stato fatto, e vediamo che cosa ci chiede nel punto 2. Punto 2 ci chiede di implementare su questo grafo che rappresenta un set di confini legato all'anno specificato, di simulare la diffusione di una serie di 1000 persone che chiamiamo qua immigrati, che vengono inizialmente inseriti in uno stato iniziale, selezionato dall'utente tra quelli presenti nel grafo. Quindi abbiamo quella tendina, no, che contiene tutti gli stati selezionabili presenti nel grafo. Ne scelgo una e poi simulo il fatto che ci siano 1000 persone che entrano in quello stato. Ok? Ma non entrano per i merci, ma entrano e si spostano tra gli stati secondo le regole enunciate nel seguito. Quindi stiamo descrivendo, no, il modello che vogliamo simulare. Al tempo iniziale, diciamo t uguale 1, non so perché avevamo scritto 1 anziché 0, ma va bene, hanno detto 1. Tutti i 1000 immigrati sono posizionati nello stato iniziale scelto dall'utente, fin qui lo sapevamo. Poi, ogni volta che degli immigrati entrano in uno stato, quindi sia al tempo iniziale che nei tempi successivi, con il meccanismo che vediamo, immediatamente il 50% di tali persone diventano stanziali, cioè ossia queste persone non si muovono più da quello stato. Quindi dei 1000 che ho immesso nel primo stato, 500 decidono di fermarsi lì. Il rimanente 50%, approssimato per difetto, rimane non stanziale e si sposterà negli stati confinanti. Quindi quei 500 rimangono nello stato in cui li ho messi, gli altri 500 si distribuiranno negli stati adiacenti, gli stati corrispondenti ai vertici adiacenti a quello selezionato. Quindi ad ogni nuovo istante di tempo la popolazione non stanziale di ciascuno stato si sposta e si divide in parti uguali, approssimate per difetto, tra tutti gli stati confinanti. Quindi se questo stato iniziale aveva 4 stati confinanti, i 500 non stanziali si dividono in 4 gruppi da 125. E al tempo di più 1 ciascuno di questi gruppi di 125 entrerà nello stato selezionato tra i 4 vicini. Ad esempio, se in uno stato vi sono 40 persone non stanziali, vi sono 3 stati confinanti, ciascuno stato confinante si sposteranno 13 persone. 40 diviso 3, approssimato all'intero inferiore,
Mentre, vabbè, qui manca una persona, nel senso che erano 40, ne abbiamo spostate 13 per 3, 39, ne rimane una, e quest'uno, diciamo, l'arrotondamento rimane stanziale, assumiamo che diventi stanziale. E quindi in realtà il numero di persone stanziali non sarà il 50%, ma sarà il 50% più l'arrotondamento di quelli che non diventano stanziali. Su questi arrotondamenti dovremmo fare un po' attenzione, perché altrimenti alla fine della simulazione avremo meno persone che all'inizio e c'è qualcosa che non va. Come caso particolare, se il numero di persone non stanziali presenti in uno stato è inferiore al numero di stati confinanti, cioè uno stato confina con altri 5, ma io le persone non stanziali sono solamente 4, chiaramente l'approssimazione mi dice che 0 si spostano e quindi tutti diventeranno stanziali. E in certo senso quell'ondata di diffusione si ferma in quel punto lì. Nella scelta degli spostamenti tutti gli stati confinanti avranno lo stesso numero di persone, quindi se ho più confini alla fine sono distribuiti in parti uguali tra gli stati. E attenzione che se io ho dal tempo 1 ho 1000 persone, di cui 500 si spostano, questi 500 si spostano negli stati adiacenti, no, allo stato di partenza, poi al tempo 2 ciascuno di queste persone che si sono spostate a sua volta per metà diventerà stanziale, per metà si sposterà negli stati ad essi adiacenti. Tra questi stati ad essi adiacenti c'è anche lo stato di partenza, quindi ci sono delle persone che poi al tempo 2 ritornano dallo stato in cui erano presenti. Quindi questo non è di per sé un problema. La regola vale comunque, quindi non mi devo ricordare, guarda, io sono arrivato dallo stato 1 e quindi non ci ritorno indietro. No, può darsi che queste persone, alcuni sottoinsieme, chiaramente sempre più piccoli questi sottoinsiemi, perché ad ogni giro dimezziamo il numero di persone che si spostano, questi sottoinsiemi possono esserci delle ondate di ritorno. Ad ogni passo di simulazione dice, quindi questo qua diceva è un fenomeno normale, non deve essere trattato in nessun modo particolare, cioè solo per ribadire non c'è niente di male se tornano indietro. Ad ogni passo di simulazione il numero di persone ancora non stanziali si riduce almeno del 50%, chiaramente, e quindi a un certo punto la simulazione si esaurirà perché tutti sono diventati stanziali. Quindi questa è una simulazione che si esaurisce non perché sono arrivate le 8 di sera e chiudo il negozio, ma perché gli spostamenti indotti dagli spostamenti precedenti si sono esauriti. Ok, questo meccanismo di diffusione in un certo senso, alla fine della simulazione mi chiedono di stampare quanti passi ho simulato, quanti, diciamo, step di migrazione ho simulato, cioè quel T di cui si parlava prima, e per ogni stato in cui vi sia almeno una persona stanziale stampare il nome dello stato e il numero di persone presenti, ordinato in ordine decrescente di numero di persone, vabbè. Ok? Allora, noi dobbiamo costruire un simulatore che faccia questo. Allora, proviamo prima a costruirci una classe simulatore standalone che, no, implementi questi meccanismi, poi vediamo di integrarla nel resto del progetto, agganciandola al controller e al model. Okay? Ovviamente questo simulatore avrà bisogno di una serie di informazioni che abbiamo calcolato in precedenza, tra cui il grafo. Ovviamente il simulatore ha bisogno di conoscere il grafo perché ha bisogno di conoscere gli stati adiacenti, no? Quindi questa sarà un'informazione che gli dobbiamo fornire. Allora, nella nostra package model, per ora, nel nostro package model, proviamo a creare una classe simulatore, no? E per ora appunto lavoriamo all'interno di questa classe. E ricordiamoci, quando parliamo di simulazione, di sempre pensare a quelli che sono le quattro tipi di variabili, i quattro tipi di dati coinvolti. I quattro tipi di dati coinvolti sono la coda degli eventi, sono i parametri di simulazione, sono gli output della simulazione, e, lo scrivo per ultimo perché è il più importante, lo stato del mondo simulato.
Ok, ci sono sempre queste quattro cose. Allora, i parametri della simulazione, quindi quali sono le variabili, le variazioni che può ricevere questo simulatore e le informazioni che gli servono per partire? Beh, a me pare che serva il numero di persone iniziali, vabbè, nel testo dice sempre 1000, però il simulatore non è obbligato a sapere, che è una costante, e lo stato di partenza. Questi sono valori iniziali che non vengono più modificati, no? Quindi potrebbero essere un intero, che è il numero iniziale migranti, iniziale, e poi abbiamo lo stato di partenza, quindi è un oggetto di tipo country, nazione di partenza, iniziale. Questi sono due valori che mi servono per poter avviare la simulazione. E ovviamente l'altra informazione che mi servirà, dicevamo, sarà il grafo. Il grafo lo metterei nello stato del mondo, anche se in realtà è costante, non andiamo a modificare il grafo, però fa parte dell'informazione che abbiamo sul mondo, non è un parametro che possiamo, che diciamo così, il chiamante può modificare, no? È il contesto in cui lavoro. Quindi l'altra cosa, private graph, di tipo country, erano non pesati. Andiamo a vedere un attimo cosa abbiamo fatto come grafo, default edge, ok? Grafo non pesato. Grafo. Ah, devo prima importare grafo, scusatemi, così poi default edge lo trova. Poi l'output della simulazione te lo dice già il testo, è il numero di passi di simulazione, quindi il private è un intero numero di passi, sarebbe la variabile t del testo, però preferisco non chiamare t una variabile perché poi se non mi ricordo più che cosa sia. E poi mi serve, lui mi dice, una cosa antipatica, cioè l'elenco per ogni stato, il nome dello stato, vabbè, e il numero di persone presenti. Quindi mi serve una collection che elenchi gli stati, che contengono almeno una persona, ma questo è facile, con a fianco di ciascuno il numero di persone. Quindi questo quello potrebbe essere, beh, potrebbe essere una struttura dati, ad esempio una mappa, che associa ad ogni stato, ad ogni country, un numero intero. Okay? Che probabilmente sarà il risultato finale della simulazione, no? Mi sembra il modo più semplice di restituire questa informazione. Quindi sarà una mappa che mette in corrispondenza a ogni country un numero intero che rappresenta la popolazione, la chiamiamo, come la chiama il testo? Numero di persone presenti. Persone presenti. Persone, chiamiamo semplicemente. Dai. Quindi per ogni stato, per ogni nazione, quanti migranti si sono fermati. Sono stanziali, diciamo così, in quella nazione. Alla fine della simulazione. E poi ci sarà la nostra cara coda degli eventi. Sì? Allora, qui c'è già una classe, CountryOnNumber, che era già stata usata probabilmente nel punto 1. Vediamo cosa contiene. Contiene una country e un number. Si può anche usare questa,
la differenza tra usare counter number, di cui a questo punto potrei fare una lista di counter number, quindi sono oggetti che hanno un riferimento a country e un intero, come risultato finale direi che è equivalente. Io qua, mentre pensavo a una mappa, pensavo che già internamente, durante l'esecuzione del programma, questa mi poteva servire per tenere traccia in tempo reale di quante persone arrivano. Cioè questa mappa qua all'inizio è tutta zero, poi ce ne metto 1000 in uno stato, perché poi nello stato del mondo ho bisogno di questa informazione, no? Che partirà tutti da 000 e 1000 e poi via via cambiano questi numeri. Allora io stavo cercando, diciamo così, di, come cortocircuito, di usare la stessa variabile sia per lo stato del mondo simulato sia per il valore finale. Si potrebbe usare come stato del mondo anche una lista di country and number, però capite che tutte le, se avessi una lista di queste cose, tutte le volte che voglio incrementare o decrementare, devo andarmi a cercare l'elemento nella lista, è assolutamente poco efficiente. Quindi questo sicuramente va bene, mettiamolo come nota, oppure list di country and number. Persone stanziali. Magari la lista piace di più al chiamante, al controller che deve riceverlo. Però, come stato del mondo simulato, ovviamente ci sarà anche la mappa persone, che, diciamo così, completiamo il ragionamento che facevo in risposta al vostro compagno. Cos'è che caratterizza lo stato del mondo in un certo istante di tempo? E quante persone ci sono in ciascuno stato, che sono già divenute stanziali oppure che lo diventeranno, questo ci dobbiamo ragionare, ok? Perché è l'informazione, no, su cui lui deve lavorare ogni volta, quante persone ci sono in questo stato. E quindi poi ogni volta dovrà dire come si dividono, eccetera, eccetera. Quindi questa tabella qua ci deve servire e la dobbiamo fare evolvere. Poi la nostra scelta è se fare in modo che restituiamo al chiamante direttamente questa mappa oppure costruiamo una lista a partire dalla mappa. Ma internamente ci conviene lavorare su questa mappa. Country, che mi dà una country, il integer persone. Eventi. Allora, finora abbiamo pensato in modo statico, no? All'inizio della simulazione che cosa so? Alla fine della simulazione che cosa saprò? Durante la simulazione che cosa mi serve sapere per andare avanti, per descrivere la situazione attuale? A questo punto cominciamo a metterci in comportamento dinamico. Quale evento capita, no? In questa simulazione? Beh, secondo me l'evento principale che possiamo modellare, che ci conviene modellare, è l'ingresso di persone. L'ingresso di persone in uno stato fa sì che io debba calcolare il numero di persone, diciamo così, che rimane stanziali, il numero di persone che si deve spostare, dove si deve spostare. E una volta che ho capito che si devono spostare in un altro stato, di fatto sto generando degli eventi che rappresentano l'ingresso di queste persone in uno stato diverso. Quindi può darsi che questa simulazione si basi su un tipo di evento solo, che è l'ingresso. Potrebbe bastare questo. Facciamo una simulazione della simulazione, facciamolo a mano. Ok, supponiamo che arrivino, faccio un file di testo in cui proviamo a immaginarci come dovrebbe funzionare la simulazione. Immaginiamo di avere un evento che funziona così, ha un tempo come un parametro, numero di stato e
quantità di persone. Ok? Quindi supponiamo di, che ne so, partire dall'Italia, quindi ci sarà un primo evento che sarà a tempo 1 Italia 1000. A questo punto lui che cosa fa? Nell'elaborare questo evento noi dovremo decidere, quindi quando estraggo dalla coda questo evento dirò che 500 diventano stanziali in Italia. Poi quanti stati ha confinanti l'Italia? Beh, chiaramente la mappa del grafo sarà leggermente diversa perché è una mappa storica, no? Però adesso facciamo finta di prendere la mappa attuale, gli stati confinanti sono Francia, Svizzera, Austria, qua c'è Slovenia di là, 4, no? Quindi 4 confinanti e quindi faccio il calcolo che avrò 125 persone per stato confinante. E a questo punto quindi potrò inserire gli eventi di ingresso, no? Crea eventi di ingresso e questi eventi di ingresso che creo quali sono? Sarà che al tempo 2 in Francia entrano 125 persone. Al tempo 2 in Svizzera entrano 125 persone. Al tempo 2 in Austria entrano 125 persone e sempre al tempo 2 in Slovenia entrano 125 persone. Giusta Slovenia, no? Scusate l'ignoranza. Questi sono gli eventi che ho messo nella coda, in ordine, no? Perché sono ordinati per tempo. Poi quando li vado a estrarre dalla coda, li estrarrò uno per volta, ovviamente. E quindi come primo cosa dirò? Allora, estraggo dalla coda l'evento del tempo minore, questo, 125 persone in Francia. Allora cosa dico? Che la metà di questo numero, quindi sono... la metà di 125 sono 62, 62 diventano stanziali in Francia, le restanti ne restano 63, no? 63 si dividono tra quanti stati diamo come confinanti alla Francia? Boh. Diciamo Spagna, Italia, cosa abbiamo? La Germania, il Belgio, c'è un altro? Anche l'Olanda? Meno male facciamo ingegneria, non facciamo geografia. Mettiamoci l'Olanda, così sono 5, dai, facciamo finta. Lui sta guardando sul cellulare disperatamente, 5 stati confinanti. Poi se non c'è l'Olanda ci mettiamo Andorra che va sempre bene. E quindi se li dividono per 5 stati confinanti, quanti ce ne saranno per Stato? E in realtà 63 non è tanto divisibile per 5, quindi ce ne saranno 12 per Stato e 3 stanziali. Quindi in realtà quelli stanziali alla fine saranno i 62 della divisione più 3 che sono il resto della migrazione. E quindi creano degli eventi che dicono... li metto nella coda degli eventi, quindi creerò un evento, lo scrivo in fondo perché ovviamente avrà un tempo 3, in cui dico che in Spagna entrano 12 persone. Un altro evento in cui dico che al tempo 3 in Italia entrano 12 persone. Evento in cui al tempo 3 in Germania entrano 12 persone. Evento al tempo 3, abbiamo detto in Belgio 12, evento 3, Olanda 12.
poi andiamo a prendere qui abbiamo finito, prendiamo il prossimo elemento della coda degli eventi, che sarà questo, che avevamo inserito al tempo 2, chiaramente prima si esauriscono prima tutti i tempi 2, prima di arrivare ai tempi 3, e avrò 125, quindi sono 62 diventano stanziali in Svizzera, e adesso quanti stati gli diamo come confine alla Svizzera? Vabbè, l'Italia sicuramente, la Francia, l'Austria, la Germania, e credo basta. Quindi i restanti 63 si dividono in 4 stati confinanti, e quindi sono 60 diviso 4 fa 15, 15 per stato, e ne restano sempre 3 fuori. E questi creano altri eventi, poi mi fermo con l'esempio, ma perché così vediamo cosa succede. Evento al tempo 3, dunque dalla Svizzera in Francia sono 15, evento 3 Italia 15, evento 3, sempre 3 il tempo ovviamente, no? Perché sto elaborando un evento al tempo 2 e quindi sto vedendo cosa succede al tempo, cosa succederà al tempo 3. In realtà questi due eventi che ho elaborato, quello di Francia e quello di Svizzera, in realtà nel mondo reale avverrebbero in parallelo. Io sto chiaramente devo considerare uno per uno, ma come tempo simulato sono uguali. Quindi abbiamo detto Germania 15, evento 3, Austria 15. E ho finito di simulare quell'evento. E così via. Adesso quello che, noto, no, che ovviamente che ci sono delle migrazioni di ritorno, e questo, vabbè, l'abbiamo già visto, non ci crea problemi, quando peschiamo questi 12, 6 diventano stanziali, gli altri 6 li dividiamo, eccetera, eccetera, secondo le regole di prima, no? Però c'è una complicazione, nel senso che al tempo 3 entrano 12 persone che arrivavano dalla Francia, ma anche al tempo 3 entrano 15 persone che arrivavano dalla Svizzera, più altre che arriveranno dall'Austria, più altre che arriveranno dalla Slovenia. Allora qui è una scelta che dobbiamo fare, su cui il testo non è chiarissimo. Io quando arrivano questi 12 li prendo e li smisto, oppure aspetto che arrivino tutti quelli che devono arrivare, quindi tutti dell'Italia, tutti questi 12 più questi 15 più altri 15 più altri quanti ne arriveranno, e quando li ho tutti li smisto. Se fossero numeri reali non cambia nulla, il problema è che sono numeri interi con le approssimazioni, per cui se li smisto a piccoli gruppi è facile che con gli arrotondamenti io avrò alla fine avrò più persone stanziali e meno che si spostano. Se invece aspetto di averli tutti insieme, farò il 50% di questo e probabilmente potrò mandare, in base agli arrotondamenti, una persona in più fuori, no? Perché un conto è avere il valore intero di una somma, un conto è avere la somma dei valori interi delle singole frazioni, no? Chiaramente, che è sicuramente minore. Quindi c'è questo piccolo dubbio, no? Che il testo non ci dice. Ci dice, guarda, poi possono tornare indietro, però non ci dice cosa fare se ci sono più migrazioni provenienti da stati diversi che insistono sullo stesso stato. Allo stesso tempo, no? Allo stesso istante di tempo. Allora, abbiamo due possibilità. Una è fregarcene, e quindi questo evento qua lo processiamo indipendentemente da questo evento qua, che è la soluzione più facile ovviamente, non devo fare nulla di speciale, non mi accorgo di questa anomalia. L'altra opzione, un pochino più complicata, è invece quella di aspettare a smistare i nuovi ingressi fino a quando non sono arrivati tutti. E quindi in qualche modo dovrò tenere da parte un numero parziale di migranti già arrivati ma non ancora smistati,
e solo quando avrò finito di elaborare tutti gli eventi del tempo 3 potrò smistarli. Questo si complica il lavoro perché richiede innanzitutto due tipi di eventi, non uno solo. Quindi devo separare l'uscita dall'ingresso in un certo senso, no? Cioè tutte le uscite, questi dovrebbero essere eventi di uscita verso uno stato, ma poi l'ingresso verso lo stato lo faccio una volta sola quando scatta il tempo, quindi dovrò aggiungere un altro tipo di ingresso. Uscita e ingresso, avrò n uscite e un ingresso solo, visto dal punto di vista dello stato ricevente. E ovviamente avrò bisogno di una struttura dati in cui salvarmi quanti sono questi numeri di persone ancora in sospeso. Si può fare, no? Ovviamente, ma visto che il testo non ce lo chiede e a noi piacciono le soluzioni semplici, no? Sono sempre preferibili a quelle complicate, io direi cominciamo a risolvere quello semplice. Quindi abbiamo un tipo di evento solo e questo vuol dire che questo evento e quest'altro saranno elaborati come se fossero indipendenti. Okay? Se qualcuno invece prendesse l'altra strada, il codice è un pochino più complicato e i risultati saranno diversi ovviamente. Quindi tendenzialmente avrà un numero di passi di simulazione maggiore perché ci sono più persone che... Cioè, qualche persona in più che non diventa stanziale può ancora propagarsi sui livelli successivi. Ok, fatto questo ragionamento abbiamo capito le informazioni che ci servono, no? Alla fine ci serve sapere queste tre informazioni, tempo, stato di ingresso e numero di persone di ingresso, e dentro l'elaborazione dell'evento, al di là di un po' di operazioni aritmetiche tipo parte intera, divisione eccetera, ci serve sapere quanti sono gli stati confinanti e anche quali per poter generare gli eventi in uscita. Ok, allora, la classe evento è semplice, ma se perdere che qua c'era un evento.jar, mi sono dimenticato di cancellarlo, non la guardo, promesso, ne facciamo un'altra nuova, la chiamiamo event, quell'altra cancelliamo, anzi cancelliamola subito così non ci viene la tentazione di guardare cosa avevo risolto l'anno scorso. Quindi abbiamo detto che questa classe di evento avrà una variabile che sarà il tempo. Il testo si dice, non ci parla di anni, no? Ci parla semplicemente di tick di simulazione, quindi mettiamo un numero intero. Ci sarà una country, nazione, e poi ci sarà la quantità di persone. Questo è il nostro oggetto evento, che deve essere ovviamente ordinabile secondo time. Quindi questo deve implementare l'interfaccia comparable su event. E quindi dovrà contenere sicuramente il metodo compareTo, che essendo numeri interi possiamo implementare semplicemente come this.time meno other.time. Oppure creare oggetti integer e delegare al compareTo di integer, ma è un giro lungo. E poi questa classe deve avere i soliti metodi obbligatori, il suo costruttore, i suoi getter, i suoi setter, anzi, i suoi getter, e non vedo perché debba avere i setter. Quindi prendiamo solamente i getter. Questo evento qua consideriamolo come un oggetto immutabile. Una volta che l'ho creato, lo posso... Perché Eclipse questa mattina mi fa tutte queste righe vuote? Vabbè. Creo l'oggetto, lo metto nella coda e poi lo estraggo e quando lo estraggo ovviamente dovrò interrogarlo. Non devo mai modificare il valore di time, ad esempio. No? Quando devo inserire un nuovo evento, creo un nuovo oggetto col valore di time più 1. Ok. E questo vuol dire che può essere il nostro elemento della coda, private, priority queue.
di event coda. Ok? Quindi questa è la fotografia delle variabili di lavoro del simulatore, per quanto ne possiamo capire finora. Poi partiamo con i metodi. Costruttore, caricamento di eventi iniziali, esecuzione della simulazione ed elaborazione dell'evento. E ovviamente estrazione dei valori finali. Allora, i metodi semplici sono il costruttore, allora cosa dobbiamo passare al costruttore? Ma io farei che passargli già direttamente il grafo, mentre invece la nazione iniziale e il numero di persone lo potremmo passare nel metodo in cui vengono creati gli eventi iniziali. Quindi questo potrebbe essere appunto il costruttore, poi ho un metodo che possiamo chiamare inizializza, che prepara la simulazione e deve ricevere, per iniziare/inizializzare una simulazione, avrò bisogno della country, partenza, e il numero intero di migranti che devo simulare. Quindi a questo punto la salverò in this.nazione iniziale uguale partenza, e this punto numero iniziale migranti uguale migranti, e qua dovrò inizializzare anche la struttura dati che userò per tenere traccia del numero di stanziali in ogni stato. All'inizio della simulazione tutti gli stati avranno un numero di stanziali pari a 0 e me lo devo scrivere da qualche parte, perché questo valore possa poi essere incrementato, e quindi inizializzerò questa mappa di persone, tutta di zeri. Ok? Allora devo creare this.persone uguale new hashMap di country integer, vuota. Allora questo new mi protegge rispetto al fatto che se l'utilizzatore di questo simulatore fa diverse simulazioni, ogni volta la mappa riparte da zero, quindi mi porto dietro i residui della simulazione precedente. E poi la riempio, ovviamente. Quindi per riempirla prendo tutte le country del grafo, che sono nel vertice del grafo, e per ciascuna country creerò un elemento nella mappa dicendo ok, gli stanziali adesso sono 0. This.persone.put nella country C 0. Un array associativo che col nome della città, della country, mi dà il numero di stanziali, cioè 0. E poi lancio la simulazione, cioè inietto il primo evento dentro la coda degli eventi. Altrimenti il metodo run che sto per scrivere, la prima cosa che fa va a vedere nella coda, se non c'è nulla si ferma. E qualcosa devo metterci. Quindi ci metto il primo evento, this.queue.add new event,
E cosa devo dire? Caro nuovo evento, tu devi lavorare al tempo 1 partendo nella nazione iniziale e mettendoci il numero iniziale di migranti. Diamo capo qua, magari sì. Vabbè, sono parole lunghe. Ok? E qui ho fatto il perché mi dice... Ah, perché non devo mettere void. Poi ho l'altro metodo, a questo punto quello di esecuzione della simulazione. Public void run. In cui faccio partire, faccio andare avanti il simulatore. E questo lavorerà col classico ciclo while la coda non è vuota, quindi not is empty, prenderà un evento dalla coda, poll, estrae il primo elemento, e poi lo elaborerà. Qui possiamo mettere, avevamo un metodo che chiamavamo process event, che elabora l'evento e aggiorna lo stato del mondo e crea i nuovi eventi. In questo caso la condizione di terminazione è semplicemente l'esaurimento della coda, non abbiamo delle condizioni ulteriori sul tempo o su altri criteri. E process event bisogna implementarla ovviamente, che sarà un metodo privato, avendo fatto la scelta, diciamo così, un po' miope di dire prendiamo ogni ingresso indipendentemente dagli altri, non ho il tipo di evento da fare, ma un tipo solo, quindi ogni volta farò sempre la stessa cosa. E quindi mi chiederò, beh, facciamo a codice le operazioni che facevamo prima mano. Quindi, in questo stato qua, distanziali quanti arrivano? Saranno get persone diviso 2. Get persone è un int, 2 è un int, quindi questa divisione dovrebbe funzionare come divisione intera, anche perché questo è un altro int. Quindi questi sono quelli che diventano sostanziali subito, la metà. Gli altri metà, quelli che si spostano, saranno, diciamo così, chiamiamole pure migranti, uguale il numero di persone meno quelli stanziali per il momento. Dimmi. Scusa? Sì, questo dovrebbe approssimare, è divisione intera, quindi divisione intera ti dà il quoziente e poi avresti il resto, e quindi essendo numeri positivi approssima sempre per difetto. Quindi in teoria io ho fatto due operazioni diverse perché questo qua tendenzialmente, se il numero era pari sono uguali, se il numero era dispari sostanziale sarà uno in meno dei migranti. Adesso mi servirebbe sapere quanti stati confinanti ho. Chi me lo dice? Il grafo. Perché l'oggetto country che ho è anche un vertice del grafo e quindi posso calcolarmi il numero di stati confinanti che è uguale a il grado, quindi this.grafo.degreeof e punto
gradazione. La nazione di ingresso è un vertice del grafo, chiedo al grafo, senti questo vertice, quanti altri nazioni adiacenti possiede. Per come abbiamo costruito il grafo, speriamo che questo numero dovrebbe essere sempre diverso da 0. Anche nel laboratorio, gli stati che poi erano isolati e non confinavano con nessuno, non li mettevamo nel grafo. E ce ne accorgiamo subito se è 0 o no, perché adesso dobbiamo dividere. Quindi, quelli che si spostano per stato, quindi sono migranti, gruppi migranti, chiamiamolo così, i gruppi di migranti, di quante persone sono composte, da quanti migranti ho, meno, diviso il numero di stati confinanti. Per quello ci tenevo che confinanti fosse diverso da 0. E ho fatto i gruppi, approssimati per difetto grazie al fatto che la divisione è una divisione tra interi e mi dà un risultato intero. A questo punto devo ricordarmi di gestire i resti, quindi se in questa divisione non ho raggiunto esattamente il numero di migranti che dovevo spostare, quelli che non ho raggiunto li devo aggiungere agli stanziali. Giusto? No, nel nostro esempio dicevamo a un certo punto 12 per stato e poi 3 che sono il resto della divisione li lascio stanziali. Quindi vuol dire che io dovrò prendere i miei stanziali e aggiungergli il resto della divisione. O se volete, il resto della divisione è la differenza tra i migranti che avevo meno confinanti per gruppi, che poi è la definizione di resto. Adesso dovremmo avere tutto per poter, uno, aggiornare il numero di persone effettivamente stanziali nel singolo stato. Perché questi sono solamente quelli che sono diventati stanziali in questo evento qua, nell'elaborazione di questo specifico evento. Questi si vanno, avendo a questo punto il numero, diciamo così, definitivo, questi si vanno a sommare agli stanziali che già c'erano in quello stato, che ho nella mappa persone. Dis.persone, put, in corrispondenza di questa nazione, e.getNazione, ci metterò che cosa? Beh, ci metterò il valore che c'era più gli stanziali attuali. Quindi ci metterò persone.get di getNazione. Questo get mi dice quanti stanziali c'erano finora in quella stazione, in quella nazione, e dopo il get ci aggiungo gli stanziali che ho appena calcolato. Okay. E poi devo generare gli eventi. Quindi qui ho aggiornato lo stato del mondo, ho detto che okay, si sono sedute queste persone, ma sto anche generando degli eventi di successive migrazioni per questi gruppi. Verso dove? Verso tutti gli stati che confinano con questo. Quindi di nuovo mi faccio dire dal grafo quali sono gli stati confinanti, andando a prendere tutti i vertici adiacenti a un vertice dato. Questo si può fare, se non sbaglio c'è già il metodo graphs.
neighbor list of, che dato un vertice mi dà una lista di vertici che sono adesso vicini. Volendo potrei estrarre l'edge set per ciascun edge, andare a prendere l'opposite vertex, eccetera, eccetera, ma questo metodo qua già mi dà ciò che mi serve, cioè una lista di vertici adiacenti, vicini. Il primo parametro è il grafo, il secondo parametro è il vertice di partenza. A questo mi dà una lista, basta iterare su questa lista e creare un evento per ogni elemento di questa lista. Quindi questo qua lo metto dentro un for, country, vicino, che appartiene a questa lista qua, creo dei nuovi eventi, this.q.add, nuovo evento che ha come tempo il tempo attuale incrementato di 1, quindi e.getTime più 1, come, poi vado a capo, secondo parametro dell'evento è la nazione verso cui mi sposto e quindi sarà il vicino. E il terzo parametro dell'evento è il numero di persone che si sposta, che è il gruppo i migranti. Quindi, cosa faccio qua? Analizzo cosa succede, mi faccio i conti che facevo prima a mano, aggiorno lo stato del mondo, predispongo gli eventi futuri. E questo è il lavoro nell'elaborazione dell'evento. Non abbiamo il classico switch sul event type perché abbiamo un tipo solo di evento qua. Allora, questo dovrebbe più o meno essere sufficiente. Vediamo un attimo se cosa ci manca. Allora, numero iniziale migrante, nazione iniziale, ce l'abbiamo nel metodo, li passiamo nel metodo init. Le persone le inizializziamo nel metodo init e le aggiorniamo nel process event. Questo qua non abbiamo ancora guardato, il numero di passi. Allora, il chiamante vuole sapere quanti passi di simulazione ho fatto. Allora, quando è che dovrei aggiornare questo valore? In teoria dovrei aggiornarlo alla fine della simulazione. Però purtroppo alla fine della simulazione, quando sono qua, se la coda è vuota, io non so più qual era il valore di t dell'ultimo evento. Allora, la cosa più comoda è quella, quando elaboro un evento, salvarmi il valore di quel t. Numero passi uguale getTime delle persone. Ogni volta ovviamente lo aggiorno, dopo che avrò elaborato l'ultimo evento avrà quel valore dato dal tempo dell'ultimo evento che ovviamente, essendo la coda prioritaria ordinata, sarà il valore massimo. E quindi mi basterà semplicemente creare poi un getter per questa signora qui, anzi per quei due signori, quindi di n passi creiamo un getter, ma solo getter e non il setter, e di anche di persone creiamo anche il getter perché al chiamante servono. Eccolo qua. Mettiamoli sotto così non ci danno fastidio qua in mezzo. Get numero passi e get persone, che serviranno al chiamante. Allora, come facciamo a vedere se questa cosa funziona?
purtroppo si basa sul grafo, sullo count iniziale, e quindi è difficile creare un main di prova per testarlo, a meno di non dover anche nel main ricreare il grafo. Forse la cosa più semplice è quella di agganciarlo direttamente al modello e quindi al controller. E poi cominciamo a vedere se funziona, a debuggarlo. O se no vediamo il modello come si comporta. Ha un model, c'è un crea grafo, di questo non ce ne frega niente, get countries. Potremmo anche fare un test simulator a mano. Test simulator, prima di agganciarlo al controller. Ah, così vediamo se funziona, riusciamo a debuggarlo senza avere tutta l'interfaccia grafica, se ci dà fastidio. Quindi test simulator, ovviamente prima di creare la classe simulator devo creare il modello che mi dà il grafo. C'è un get grafo? No. C'è un crea grafo ma non restituisce l'oggetto grafo. Però non voglio fare un get graph, perché giustamente il grafo deve essere una cosa privata del modello. Questo vuol dire che il simulatore lo può chiamare solamente il modello. E quindi facciamoglielo fare. Aggiungiamo un metodo al modello per eseguire la simulazione. Ok? Public. Void simula. Mettiamolo void per il momento. A partire da una certa count di partenza. Allora, cosa farà questo metodo simula? Crea il simulatore e lo fa lavorare. Quindi faremo istanziamo un nuovo simulatore. Sim. Uguale new simulatore, a cui passo ovviamente il grafo, e questo ovviamente deve essere dentro il model per potergli passare l'istanza al grafo. Poi lo inizializzo con la stazione di partenza e 1000, poi lo faccio andare e stampo cosa è successo. Per ora stampo, poi dovremmo ritornare questi valori al controller, no? System.out.println passi di simulazione sono sim.get numero di passi. E poi stampiamo anche solo in modo grezzo le persone istanziali dove sono andate a finire. Adesso stiamo stampando direttamente la mappa, ma ci serve solamente come debug, no? Per verifica. Quindi questa mia classe test simulator cosa farà? Creerà il model . Dice al modello di creare il grafo . Mettiamo un anno a caso . E dice al modello di simulare a partire da una certa count di partenza che noi non conosciamo . Possiamo prendere la prima che ci capita sotto mano, quindi m.getCountries, non posso fare get di 0 perché è un set questo qua, non posso prendere la prima, quindi devo prima trasformarlo in una lista e poi prendere la prima, va bene. Quindi
un set, lo trasformo in una lista e poi di questa lista posso prendere il primo elemento. Ho sbagliato la parentesi. Qua. Ah no, perché questo, aspetta di importare questo. Proviamo a vedere, test simulator, ovviamente, simulatore.init, loop pointer exception qua, sì perché non ho creato la coda direi, il new della coda non l'ho mai fatto, giusto? Dovevo farlo nel mio init. Prima di aggiungere un evento, poverino, la coda deve esistere. New, uguale, new, priority queue, vuota. Ok, riproviamoci. Cosa è partito non lo so, facciamo partire questo. Direi che sta girando un po' troppo. Quindi andiamo a vedere cosa succede. Vediamo se è arrivato almeno a simulare, un modo per vedere se va avanti, un modo molto invasivo, ma è questo. Stampiamo gli eventi che arrivano. Sì, poi magari, che dite, un toString lo mettiamo. Bravo. Persone uguale 0 a GoGo. Ovviamente stiamo aggiungendo anche degli eventi quando le persone, quando dove è andato il mio simulator? Qua, quando gruppi migranti è 0, sto comunque aggiungendo, qua sotto sto comunque aggiungendo degli elementi vicini, degli eventi con 0 migranti, e questo ovviamente si propaga. Quindi magari if solamente gruppi migranti uguale 0. Faccio questo. Riproviamoci. Sì, bravi. Diverso da 0. Ok, adesso ho fatto qualcosa di sensato. Quindi sono entrate 1000 persone negli Stati Uniti d'America, al tempo 2, gli Stati Uniti d'America confinano con Canada e Messico, 250 è la metà della metà, sì. Poi al tempo 3, queste 250 persone ce ne saranno del Messico, che si spostano in USA e Guatemala, e del Canada, che si spostano in USA e Belize, non chiedetemi perché, no, forse Belize arriva dal... Sì, che fai? Perché?
perché mi è scomparso tutto. Perché il programma è terminato, quindi non devo. E così via. Vedete che i numeri di persone sono sempre più bassi. Questi qua sono quelli che arrivano dal Messico. Questi sono quelli che sono di ritorno dal Canada. E poi al tempo 4 si propagano un po' sempre. Questo Canada e Stati Uniti, purtroppo Canada confina solo con gli Stati Uniti, quindi rimbalzano avanti e indietro ogni volta dimezzandosi, no? E alla fine di tutto abbiamo simulato fino a 7, e dove abbiamo questa mappa che è piena ovviamente di zeri. Andiamo a vedere solo se riusciamo a trovare ad esempio gli USA. Dove è 605, può aver senso perché sono i 500 iniziali più un po' di ondate di ritorno. No? Vediamo se è arrivato qualcuno in Argentina. No, non sono arrivati. Brasile? Neanche. Messico? 168. Vabbè. Ma questo è il risultato che stiamo calcolando, dopo un po' di debug doveroso. Quindi adesso possiamo togliere un po' di queste print line e cercare di far arrivare, di integrare questo simulatore con il controller. Allora, la print line l'avevo messa dentro la coda degli eventi e poi il modello faceva delle cose brutte del tipo stampare direttamente queste cose, mentre in realtà deve permettere al controller di vederle. Sono due dati che il controller deve conoscere per poter stampare il suo risultato. E essendo due dati non posso semplicemente restituirli come valore di ritorno. Posso restituire uno dei due come valore di ritorno e poi per l'altro dovrò farmi un metodo per restituirlo. Quindi il più facile è il numero di passi. E quindi posso restituirti questo, però il numero di persone al controller serve perché deve stampare questi elementi, ma non te lo posso ritornare con questa singola chiamata. Quindi me lo devo salvare da qualche parte nel model in modo che poi il controller lo possa interrogare subito dopo. Posso decidere se salvare la mappa oppure costruire qualcosa già di più comodo per il modello, scusate, per il controller. Ricordate che il controller deve stampare. Andiamo a rileggere il testo. Per ogni stato in cui vi sia almeno una persona stanziale, quindi togliendo tutti gli zeri, stampare il nome dello stato, vabbè, facile, e il numero di persone presenti in ordine decrescente di numero di persone. Quindi restituire una mappa e fare un, diciamo così, un po' un dispetto al controller, ti do una struttura dati che contiene i dati che ti servono, ma nel modo più scomodo possibile per come li dovrai stampare. Allora, potremmo fare uno sforzo in più dentro il model, visto che alla fine i dati sono responsabilità di modello, di creare già una lista, riprendendo il suggerimento del vostro compagno all'inizio che diceva c'è già una classe che fa count and number, facciamo una lista di questo, ma la calcoliamo dentro il modello sulla base del risultato del simulatore, che sia già depurata dagli zeri, sia ordinata nel modo giusto, cosa che invece il simulatore non ha senso che faccia, perché che ne sa il simulatore di cosa devo farmi di quel risultato, no? Quindi io potrei salvarmi, devo salvarmi la mappa prima di ritornare dal modello simulatore, quindi private map country integer, persone stanziali.
ci ricordiamo che questa mappa viene salvata tutte le volte che chiamo il simulatore, prima di fare la return ovviamente. Dis.personeessenziali uguale caro simulatore, dimmi. E poi mi servirà un altro metodo affinché possa ritornare al modello public una lista già ordinata come piace al controller di country and number get persone essenziali. Ovviamente lo posso chiamare solo dopo che ho chiamato simula. Get persone essenziali non mi restituisce direttamente la mappa, ma mi costruisce una lista. Una lista di count and number. Ok. Chiamiamo pure lista. Uguale new array list. Array list di count and number, vuota. Questa lista la popolo, la riempio con i contenuti della mappa che sono diversi da zero, quindi itero sulla mappa, for country in dis.personeessenziali, che è la mappa.keyset, country c. Quindi se c.get, non è c, scusate, è la mappa, dis.personeessenziali.get di c, che è l'intero, uguale, diverso da 0, ok, allora c è la country, che è la chiave della mappa. Questa è la mappa, get di country mi dà il numero di persone, se questo numero di persone è diverso da 0, allora dovrò aggiungere alla lista add un nuovo oggetto country number con c, virgola, sta roba qua. Allora, non la voglio scrivere due volte, quindi spostiamola qua. Così è anche più chiaro che si tratta della stessa cosa. Ok, quindi qua sto creando una lista che contiene dei country and number corrispondenti agli elementi della mappa diversi da zero. E poi la devo ordinare. Ordinare per valore decrescente di numero di persone. Allora, country number aveva già un ordinamento naturale. Comparable ce l'aveva. Decrescente per numero. Stamattina siamo fortunati perché questo era già il suo ordinamento naturale. Quindi basta fare sort e lui userà questo comparatore qui. Non ci dobbiamo costruire un comparatore in più apposta per questo. E quindi semplicemente un list.sort e un return list. Lista si chiama. Cosa mi dici? Lista, new array list. Devo usare collections.sort di lista. Così. Perché il metodo sort richiede che io specifichi comunque un comparator.
Ok, siamo pronti, direi, a questo punto per agganciarci al controller. E il controller avrà un metodo che per il momento è vuoto, che si chiama doSimula, in cui scriveremo, dunque, innanzitutto devo prendere la country. Quale box? C'è un box nazione.getValue. Poi chiederò al modello di simulare da questa stazione di partenza, C. E poi avrò la lista di country and number stanziali che mi faccio sempre dare dal modello, e dopodiché dovrò aggiornare il result. Adesso facciamo qualcosa di poco estetico, text di T più a capo, e poi ci aggiungiamo un append text di stanziali. Tanto per vedere qualcosa, poi, perché il tempo è finito, quindi non abbiamo tempo di abbellirlo. Quindi io posso scegliere un'azione che potrebbe essere la Polonia, clicco su Simula e mi sta scrivendo 4 come numero di passi di simulazione. E poi la lista ordinata, adesso non è ben colonnata, non è ben impaginata, però mi sta dicendo Polonia 540, Russia 65, Ucraina 41, Cecoslovacchia 39 e via via in modo decrescente fino ad alcuni stati che hanno ricevuto un migrante. Questo va solo stampato in modo più ordinato, ma è il risultato che ci serviva. Okay? Quindi, al di là di questa simulazione che era abbastanza facile, bisogna fare attenzione, con una verifica che farei adesso è che su questa lista, che la somma di tutti i valori nella lista faccia 1000, che non mi sia perso qualcosa per strada, abbia, se fosse o meno o più di 1000 dovrei controllare i miei vari calcoli di approssimazione. L'altra cosa che abbiamo imparato è che a livello di organizzazione del codice il simulatore diventa una classe ad uso esclusivo del modello, perché solo il modello normalmente ha tutte le informazioni che servono al simulatore per lavorare. Va bene, oggi siamo riusciti a concludere questo esercizio, e continueremo ancora in altre settimane ovviamente a fare un'alternanza tra esercizi mirati e temi d'esame, perché via via ci stiamo avvicinando alla fine del corso. Grazie di tutto, buona giornata.